Ciao a tutti, sono Vicky e benvenuti ad una nuova video recensione, anche questa volta singola, perché parliamo di un volume molto particolare, e cioè della Bella e la Bestia 15 Metamorfosi di una fiaba. È un libro della Donzelli Editore, in realtà di un po' di anni fa, che contiene tutte le versioni esistenti della Bella e la Bestia, perlomeno quelle più importanti e legate principalmente all'Occidente. Per esempio contiene anche la fiaba di Amore e Psiche di Apuleio, che praticamente è in un certo senso la primissima versione a proporre il topos della Bella e la Bestia. L'editore ci propone questa colata di versioni come un fenomeno che può dividersi in due parti, prima e dopo la versione originale della Bella e la Bestia, che è quella di Madame de Villeneuve, scusate la pronuncia, io il francese non l'ho mai studiato. Questa è infatti considerata la versione originale della fiaba, in quanto contiene tutti gli elementi che fanno la Bella e la Bestia come la conosciamo oggi, come per esempio la rosa da portare in dono alla Bella o la maledizione della fata che trasforma il principe in bestia. Da questa versione ne deriva un'altra, considerata la seconda versione originale, mettiamola così, che è quella di Madame de Beaumont. È un testo che somiglia molto all'altro, ma più edulcorato, se considerate che nella versione di De Villeneuve praticamente la bestia chiede tutte le sere alla Bella se vuole andare a letto con lei. Però devo dire che per molti versi ho apprezzato quasi più quella di Beaumont, forse perché emerge di più il concetto di amore oltre le apparenze, mentre nell'altra era più un fattore di riconoscenza, almeno secondo il mio punto di vista, ma non entro nel dettaglio. Comunque nel volume troviamo appunto la versione di De Villeneuve, che è quella che fa da fulcro, e poi tutto ciò che viene prima e tutto ciò che viene dopo, tra cui anche appunto Amore e Psiche, in un viaggio che ci mostra le differenze, a volte anche minime, e le similitudini tra le varie versioni. È una raccolta meravigliosa, alcune versioni della fiaba in particolare mi hanno colpito più di altre, come una dove è la lei della situazione ad avere la maledizione della bruttezza, e la bestia, anche lì vittima di una maledizione, si innamora per primo di lei oltre le apparenze. Ora non ricordo esattamente il titolo, ma era qualcosa che aveva a che fare con un serpente, perché nelle varie versioni la bestia praticamente ha le sembianze di diversi animali, dal maiale al serpente all'orso e chi più ne ha più ne metta. Ora metto giù il libro perché è un po' pesantino. A colpirmi sono state soprattutto le versioni più moderne che ripropongono in maniera appunto più moderna e attuale la fiaba, il concetto della Bella e la Bestia. Come per esempio La moglie della tigre, molto poetico e con un finale sorprendente, scritto da Angela Carter nella seconda metà del Novecento, e il racconto scritto da Vincenzo Cerami appositamente per questa raccolta, e che è molto crudo e quasi orrorifico, dove è la bellezza stessa, quindi la bella, a scatenare la bestia, la mostruosità. Oltre ai vari racconti ci sono poi una prefazione e una postfazione che presentano e indagano a fondo il tema della Bella e la Bestia, e parlano anche delle altre versioni esistenti della fiaba in altri rami che non sia la letteratura, come per esempio il teatro e il cinema. Si indaga la correlazione tra il tema della Bella e la Bestia e la sessualità, l'erotismo, o il legame con il fatto che una volta la donna poteva essere data dal padre in sposa al futuro marito senza che lei avesse voce in capitolo. Insomma, una raccolta super interessante, imperdibile per gli amanti delle fiabe e in particolare per quella della Bella e la Bestia. Sono felice di averla recuperata e di questo devo ringraziare Lucio, collega booktuber, perché altrimenti non avrei mai scoperto la sua esistenza. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale, fatemi sapere se conoscevate già questo titolo, se avete altri volumi che parlano delle fiabe, della Bella e la Bestia, insomma chiacchieriamone nei commenti. Se volete supportare il canale vi ricordo che potete acquistare i titoli di cui vi parlo tramite il link di affiliazione Amazon che vi lascio qui sotto, oppure offrirmi un caffè simbolico tramite il sito Ko-fi che vi lascio sempre qui sotto. Intanto vi mando un grossissimo abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!